Ciao da Simona Vignali, oggi parliamo di bruciagrassi. Ancora? Certo, in tanti mi avete chiesto di approfondire questo tema perché è controverso. Infatti tutti parliamo di bruciagrassi, ma sappiamo veramente di cosa si parla? Per fortuna con la giusta informazione ci si può orientare piuttosto bene. E oggi vi dirò 5 cose che dovete assolutamente sapere su come funziona il bruciagrassi. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Chi brucia i grassi? Ne ho già parlato, ma repetita iuvant, come dicevano i romani. E tra parentesi, avevano ragione, perché secondo la scienza bisogna ripetere le cose tra le 5 e le 9 volte per ricordarsele. Quindi ripetete con me. È il corpo che brucia i grassi, non sono le tisane o i frullati. Usiamo bruciagrassi come aggettivo, cioè che aiuta il corpo a bruciare i grassi. 2. E come si aiuta il corpo? Il corpo si aiuta mangiando i giusti cibi che tengono attivo il metabolismo. Se il corpo è ben nutrito, allora brucia i nutrienti in eccesso. Se il corpo è denutrito, allora conserva tutto, anche la ciccia. Sì, come no, adesso se non dimagrisco è perché sono denutrita. Guarda che io mangio. Dipende da cosa mangi e quando. Prima di scoprirlo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche cliccando sulla campanella e abbonatevi al canale per sostenere il mio lavoro di divulgazione e accedere ai contenuti esclusivi per gli abbonati. Li trovate nella scheda community. In ogni caso dipende da come il corpo assimila i nutrienti e non da quanti nutrienti introduciamo nel corpo. 3. Quali sono i cibi nemici? I cibi nemici del potere bruciagrassi sono carboidrati raffinati, zucchero bianco, grassi e proteine animali in eccesso, bibite zuccherate industriali, alcolici e stimolanti come il caffè. Non voglio dilungarmi, ma ci sono decine di studi scientifici su ognuna di queste famiglie di alimenti e tutte dimostrano gli effetti deleteri sulla linea e sulla salute. Questi cibi squilibrano o rallentano il metabolismo, soprattutto quello degli zuccheri. E quando il metabolismo è compromesso, niente funziona più bene finché non lo si riporta in equilibrio. E questo è il lavoro della naturopatia. 4. Quali sono i cibi amici? Il metabolismo ha bisogno di proteine magre, carboidrati complessi, grassi buoni, fibre, vitamine e minerali. I menù migliori sono quelli a base di cereali integrali, frutta e verdura fresche, semi oleose, proteine magre come carne bianca o pesce e per i vegani seitan, tofu e legumi. Questi cibi contengono i nutrienti necessari al metabolismo cellulare, così quando il corpo è nutrito è in grado di smaltire gli eccessi da solo. Basta solo un piccolo aiutino. E la mia tisana bruciagrassi? La devo buttare via? No, quello che voglio dire è, se segui un'alimentazione corretta, allora tisane, frullati, estratti aiutano a sostenere il metabolismo. Hanno tante proprietà benefiche grazie alle erbe, alle spezie, ai componenti vegetali. 5. Come aiutare il metabolismo? Stile di vita, sport, sonno. Per lo stile di vita fondamentale ridurre lo stress e mangiare a orari regolari. Ricordate che ho detto cosa mangi e quando mangi? Lo sport va fatto tutti i giorni, almeno 30 minuti, bene anche una camminata a passo svelto, purché sia un'attività leggera. Il sonno è l'arma segreta, non ci costa nulla, basta dormire almeno una media di 8 ore. Ovviamente queste sono indicazioni generali per aiutarvi a capire qual è la vostra situazione. Anzi, se vi fa piacere potete farmelo sapere nel sondaggio che trovate nella i qui in alto. Vorreste altri contenuti su questo argomento? Chi vuole risolvere la sua situazione con l'aiuto di un professionista esperto, in descrizione trova il link per prenotare una consulenza di naturopatia con me. Ora condividete questo video, per contrastare la disinformazione bisogna diffondere informazioni attendibili. E noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Con l'aiuto di queste sono spezie, erbe.